Biscardini, che cos'è successo oggi in aula? La maggioranza è andata sotto perché? Ma intanto è andata sotto perché non sa contare, sapeva che non c'erano i numeri e forse con più umiltà dovevano ritirare la delibera, come le abbiamo anche consigliato per la verità. Quindi la ragione per cui si è voluti andare alla conta su una delibera come questa non l'ho capita, per dire la verità. La maggioranza nel merito è andata sotto perché voleva che il Consiglio Comunale votasse sostanzialmente senza discutere, senza aver mai discusso in 5 anni questo provvedimento, che è un provvedimento importante, riguarda il futuro di 1.200.000 metri quadri di aree delle Ferrovie dello Stato. E nel merito, almeno questo è il mio parere, perché poi credo che i voti contrari, come dire, hanno motivazioni diverse. Nel mio caso la motivazione è questa, l'ho detto la volta scorsa, questa è una grande opportunità per Milano, che a mio avviso sarebbe stata sprecata con un provvedimento urbanistico non negativo ma modesto. Modesto anche dal punto di vista della possibilità di realizzare su quelle aree grandi cose, da un grandissimo parco, per esempio a Porta Romana, io sostengo questo, e probabilmente anche grandi interventi di carattere immobiliare, terziari soprattutto, perché di case non ce n'è bisogno, per esempio a Scalofarini, ecco, faccio due cose. No, lì invece questo è un piano che avrebbe previsto di realizzare un po' tutto dappertutto. Un po' di case, un po' di terziario, un po' di verde, un po' di commercio, come se fossero delle aree qualunque. Invece non sono delle aree qualunque, sono delle aree di grande valore imprenditoriale, anche per un comune che voglia fare imprenditoria pubblica, naturalmente. Queste dovrebbero essere aree per funzioni pubbliche, non per case private, tanto per essere, questa è la mia posizione. Invece è stata fatta una trattativa nel corso degli anni modesta. Per la verità non è riuscito a passare indenne su questa vicenda né Albertini, che aveva iniziato a fare la cosa del programma. Albertini aveva un disegno però strategico che non andrebbe buttato via. Lui diceva: facciamo ricostruire tutto quello che voglio a condizione che le ferrovie ci realizzino il secondo passante ferroviario. C'era una motivazione quindi strategica, un grande intervento infrastrutturale per la città. La Moratti ha sfasciato il progetto Albertini e questo era forse una via di mezzo, ma che non avrebbe dato né un grande sviluppo alle aree né un grande intervento infrastrutturale come poteva essere il passante ferroviario. Questa è la mia motivazione. Senta, le chiedo un'ultima considerazione politica. A questo punto la maggioranza, l'esperienza del movimento arancione, quello che nel 2011 ha portato Pisapia al governo di questa città, può rinnovarsi, può ripetersi o va ridiscussa l'architettura politica del centro-sinistra per portare un candidato comune? Ma non c'è dubbio, intanto via Pisapia la questione continuità è un assurdo, cioè nel senso che Pisapia aveva realizzato nel 2011 una grande sintesi fra interessi anche forti di questa città con gli interessi più popolari dei comitati, delle periferie. Oggi questa cosa io credo che sia irripetibile. Il voto di oggi però dimostra un'altra cosa più importante, che forse Pisapia, la sua giunta, l'assessore che non è Balducci, come ho già detto, è indenne, quindi non ha responsabilità, semmai l'assessore De Cesaris precedentemente, volevano un consiglio comunale che stava agli ordini della maggioranza, alle dipendenze della giunta. E questo è un grande limite per un centro-sinistra che può vivere soltanto se crede nella partecipazione, se crede nella democrazia. Ecco, questa è stata la prova in cui la democrazia del consiglio comunale ha detto no alla giunta.